clarinesse. Sì, dimmi, Marty. Che è successo? Problemi con Lisette? No. Non è questo. Volevo solo chiederti un favore. E cosa vuoi? Ecco, dimmi una cosa. Quella ragazza bionda che era al Golden Club questa sera, che stava ballando e che stava chiacchierando con te, che cosa sai di lei? Tu conosci il suo indirizzo, il suo telefono? Ehi, che ti prende? Non mi puoi usare per queste cose, cuginetto, eh? Scusami, non era nelle mie intenzioni, credimi, però se lo sai, dimmelo. Lisette è amica mia, perciò non credo di poterti accontentare. Perché non diventi un po' più serio? Smettila di correre dietro a tutte le donne. Per piacere, Martin. Quella ragazza è appena arrivata, non conosce nessuno. Non aggiungerla alla tua lista di conquiste. Sembra una brava ragazza. Da brava, dimmi che cosa sai di lei. Poco, veramente. Che si chiama Carolina e che da domani con la sua amica Sarita verrà a lavorare qui al Golden Club. Sul serio? Sì, me l'ha raccomandata Gloria. Per favore, te ne prego, devi assolutamente dirmi dove vive e darmi il suo numero di telefono. No, non posso farlo, Marty. Senti, per favore, ti chiedo solo un piccolo favore, molto importante per me, ti assicuro. Su, cuginetta, fammi questo piacere. Una cuginetta così bella è la più bella, la più affascinante di questo mondo. A me, suo cugino, non può rifiutarlo. Bene, bene, così si parla. Bene, sì, dettalo, sono pronto. Sì, sono pronto. Sì, dettamelo. Sì? Tesoro, ti amo. Sì, ti amo. Non ho mai amato nessuno come amo te adesso. È la verità, tesoro. Sì, cara, anche se siamo cugini, io ti amo. Ciao, nipotino. Ciao, nonno. È davvero strano vederti a casa a quest'ora. Sto recuperando energia. Bravo. E tu? Notambolo? Come sempre, sono sempre stato notambolo io. Bravo il nonno. A che ora ti coricavi? Dimmi una cosa, a che ora ti coricavi quando eri ancora scolato? Oh, non andavo a letto addirittura. Di cabaret in cabaret tutta la notte. Poi andavamo in giro in cerca di ragazze. Ci divertivamo a suonare tutti i campanelli e poi scappavamo come matti. Un bel soggetto. Ah, quante ne abbiamo fatte noi ai nostri tempi. Anche con le ragazze. E ci stavano volentieri. E come il nome di quel cavallo? Era Fulmine Biondo. Quello che forse si adombrava sempre. Quale? Armenonville? Ma no, Armenonville nemmeno, ambasciatore. Si chiamava Marabù. Marabù. Non c'è stata una volta che sei entrato con il tuo cavallo in un col cavallo, giù per le scale, giù. Per tirarlo fuori abbiamo sudato. Ma ci divertivamo. E le ragazze ci amavano. È vero che rientravate quando la gente si alzava? Sicuro, al canto del gallo? Davvero. Tutti in branda, sai com'è. Ma adesso basta con i ricordi, parlami un po' di te. Che vuoi quando sapere? Parti di nuovo? Ah, tra 2 o 3 giorni, sicuramente. 2 o 3 giorni? A Miami, certo. Diciamo, a cercare la ragazza di cui mi parlavi, eh? Ma? Come no? La ragazza è qui. La ragazza è qui. Però l'hai portata qui. Senti, nonno, devo farti una confessione. Sì, sì, sì. Da sì, uomo sì. A uomo. Sì. Da uomo a uomo. Ma no, non muoverti, rimaniamo qua. Nonno. Sì. Questa notte ho scoperto che sono perdutamente innamorato di quella ragazza. No. Stai scherzando? No, no, credimi, non è uno scherzo. Mi succede quello che non mi era mai successo con nessun'altra. Quella ragazza mi fa impazzire. Disgraziato. Ma scalzone, non ti permettere mai più, capito? Mai più! Sei un farabutto! Che succede? Sei impazzito! Con chi sei stato, maledetto? Con chi mi hai tradita? Perché mi hai trattato come una stupida? Perché? Ma che cosa stai dicendo, Nacia? Io non ho fatto assolutamente niente! Sergio! 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 Innamorato. Però, Elisette? Ah. Che intendi fare con Elisette? Ma sì, nonno, non ci ho ancora pensato. No, 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 ma che cosa dici? È necessario pensarci bene, eh? Sì, hai ragione. Non ho nessuna intenzione di fare del male a Lisette, assolutamente. Ma una situazione così non può durare in eterno. Sì, è vero, io sono un sentimentale, però ho del senso pratico, no? No, 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 un momento. Non avere fretta, ragazzo mio, non è il caso. Insomma, ti conviene pensarci perché potresti ingannarti. Potrebbe essere un'attrazione passeggera o un'avventura e in questo caso ne usciresti sicuramente confuso, amareggiato. Ma via, nonno.
Io ingannarmi? Ingannarmi con tutta l'esperienza che ho in fatto di donne, ma per favore. Senti, ma questa benedetta ragazza è venuta qui da sola o sei stato tu a cercarla? No, è venuta sola. Eh? Come da sola? Sola, ma non è sola. Come hai detto, non è sola? Sì, insomma, non vive sola, è venuta per conto suo, ha famiglia, è da sola, però devi sapere che vive con un'amica. Ah, con un'amica? Sì. E com'è questa amica? Molto carina, non molto carina, ma quello che voglio dirti è che lei è apparsa così, all'improvviso. Voglio dire che io ne le ho scritto, ne l'ho chiamata. È stata lei che ha fatto il viaggio per chiarire la situazione con me. Però è venuta per conto suo, assomiglia a me, che coraggio. Già, sì, è una donna diversa. Lei è tenera, forte, è vulnerabile, ma decisa, ecco, sono esattamente queste le qualità, nonno, che io ho sempre sperato di trovare in una donna. Bene, onestamente, quello che io vorrei in questo momento è una relazione affettiva matura, una relazione seria, importante. Una donna come questa io non posso lasciarmela scappare per nessun motivo. Nonno, dopo aver frequentato tante donne diverse in vita mia, io vorrei sapere come ama. Cosa sente un uomo che è innamorato di una sola donna? Sergio, ero molto preoccupata per te. Non mi hai chiamata. Che succede, caro? Non stai bene? No, mamma. Ho litigato con Nacha. Con Nacha? E per quale ragione? Dovevo andare a casa sua e me ne sono dimenticato. E adesso lei pensa chissà che cosa. Crede che ci siano altre donne nella mia vita. Io non sopporto le scenate, mamma. Non le ho mai sopportate. Non mi ha lasciato nemmeno parlare. Lei ha paura. Deve capire che Nacha si sente molto insicura. Ma sì, mamma, lo capisco. Però anche lei deve cercare di essere comprensiva. La sua reazione di stanotte è stata del tutto ingiustificata. Calmati. Sì, pronto? Michelle? Come stai, Nacha? Bene, bene, bene. Mi scusi, Sergio. Sergio è lì? No, non c'è. No, Nacha. Mio figlio non è ancora tornato a casa. Per favore, quando viene, gli dica che mi chiami, che è molto urgente, molto importante. Mi chiami a qualsiasi ora. Sei molto agitata. Non vuoi dirmi quello che ti succede? No, niente. Grazie. Per favore, non dimentichi. Gli dia il mio messaggio. Mi scusi se ho chiamato quest'ora. Non ti preoccupare, Nacha. E non agitarti, su. A presto. Devi essere più gentile. Non mi piace affatto che lei si comporti in questo modo. Ho sempre voluto che il nostro rapporto si basasse sul rispetto. Ho sempre ammirato la sua tolleranza, la sua bontà. Però se adesso le cose cambiano, dovrò sicuramente pensarci due volte prima di sposarla. Come hai saputo che vivo qui? Non importa, fammi passare. Non ti voglio far entrare. Dobbiamo parlare, Carolina. Tu non hai nessun diritto. Non ti faccio entrare, non ho nessuna intenzione di farlo. Allora dimmelo in faccia che non mi ami più. Dimmi che non mi vuoi, che stai tremando. Sì, ma di freddo, e no, per amore, dimmelo. Martin, avanti. Martin, ti prego, avanti, vattene, Carolina. Vattene, io sto diventando pazzo, tu mi fai impazzire, mi fai impazzire. Pronto? Pronto? Ma chi è a quest'ora? Si può sapere chi parla? Pronto? Continuerò a telefonargli finché non parlerò con lui. Deve essere una donna.
questa è l'amante di Emiliano. Dottore, come sta mio figlio? Lisette, purtroppo è il suo bambino. È nato morto. Oh, oh, no. Non è vero. Figlio mio. Figlio mio. Il mio bimbo. Carolina! Va via di qua immediatamente, te l'ho già detto! Ascolta, te l'ho detto molto chiaramente, Martin! Non sono un amante occasionale! Ma chi ha mai detto questo? Ma perché continui con questa commedia? Dimmi perché! Venendo qui, inganni la tua donna! Stammi e pretenderesti di continuare ad ingannare anche me! Questa volta ti sei sbagliato, Martin! Mi dispiace moltissimo che tu abbia un concetto tanto superficiale di me! Senti, Carolina, se io sono qui è perché ti voglio veramente Quello bene. Che vuoi tu è spassartela con me e nient'altro! Ti stai sbagliando! Per spassarmela, come dici tu, ne è pieno il mondo di donne! Ti sbagli, hai torto marcio! Se sono qui è perché io veramente sto male lontano da te. E poi io ti assicuro che so molto bene quando mi piace una donna e quando invece... quando l'amo. Sai, Martin, qui l'unico che sta sbagliando sei tu. Ma anch'io sono stata una stupida. La tua commedia è stata davvero perfetta. Mi hai sedotta come una ragazzina alle prime armi. Tu prendi... e lasci come ti pare piace, non è vero, Martin? Ah, non c'è che dire, devi essere stato molto viziato dalle donne. Loro non ti hanno mai negato nulla. Non dire così. Ti hanno sempre perdonato. Non hai dovuto lottare per ottenere quello che volevi. Però devi ricordarti una cosa. Io non sono come le altre. Io non sono una poco di buona. Carolina, chi l'ha mai detto? Mai e poi mai mi era passata per la testa un'idea come questa. E va bene. Evidentemente non si può parlare con te. Non sei in condizioni di ascoltare neanche un... Io non voglio ascoltare più niente! Non voglio ascoltare più niente, mi hai capito? Va bene. Va bene. No, allora dimmi adesso, dimmi, ti prego. Tu vuoi stare con me, vero? E come giustifichi il fatto che vivi con quella donna? No, vieni qua e dimmelo. Dimmelo avanti. Come giustifichi il fatto che vivi con lei? Dimmelo. Quella donna era nella mia vita molto, molto tempo prima che tu arrivassi. Ecco. È così. Ah, sì? Ok. Va bene, ti ho detto. Va tutto bene. Adesso tu te ne ritorni da quella donna e mi lasci vivere tranquilla. Io non ti chiederò mai niente, Martin. Voglio solamente sapere che razza di uomo sei tu. Che razza di uomo sei, Martin? Sei un gentiluomo? Oppure un mascalzone? Dimmelo. Dimmelo, avanti. Niente, che vuoi che ti dica. Non voglio più parlare. Tu pensa a quello che ti pare. Solo una cosa voglio aggiungere. Se veramente sei interessata a me, se veramente... senti qualche cosa per me e sai dove trovarmi. Non ti cercherò più, Carolina. Io non sono abituato a supplicare le donne. No, Martino.
supplicherò a Martin. Io non lo farò mai, te lo giuro, Martin. Ho dei sogni ricorrenti. È come un'ossessione, Linda. C'è un medico che mi dice: suo figlio è nato morto. È nato morto. Ti è impossibile dimenticarlo, vero? Linda, per 9 mesi, per 9 lunghi mesi l'ho portato nel mio ventre. L'ho sentito muoversi dentro di me. Avevo tante illusioni. Ero una ragazza di 18 anni. Questa creatura era il frutto del mio primo amore, della mia prima passione. Era il figlio dell'uomo da cui ho ricevuto il mio primo bacio. La prima sensazione di donna. Era come sentire tutta una vita nella sua totalità dentro di me. Quanto amavo quel figlio. E come amavo quell'uomo. Basta, adesso non parlare così, ti fa male, lo sai. No, no, sento la necessità di dirlo. Ho tanto bisogno di parlare di questa cosa che mi sconvolge la vita. Se lui vivesse, se fosse ancora vivo, chissà, io forse ora non commetterei tanti errori per riempire il vuoto della mia vita. Mi sembra che tu non abbia mai amato nessuno come Bruno. Che cosa vuoi, Bruno? Bruno è stato soltanto l'amore di una bimba, Linda, di una bimba ingenua, innocente, inesperta, che non c'è più. Martin è il mio amore adesso, l'amore di una donna vera, capisci? Ero preoccupata. Beh, non era il caso. Ma tu non conosci la città, è così pericolosa. Non sono una bambina, sono in grado di cavarmela. E poi non ero sola, ero insieme a Cesar, sì, il nostro vicino. Ehi, dimmi un po', ho l'impressione che questo ragazzo ti piaccia molto, no? Sì, allora? L'unica differenza tra noi è che io sono molto più realista di te. E non perdo la testa per 2 paroline dolci. Scusami, Carolina, credo di aver esagerato. No, non preoccuparti. Sei tu che devi scusarmi. Ti ho trattata male e hai tutte le ragioni, davvero, ma... Ma vedi, io ho tanti problemi, Sarita. E invece tu sei sempre stata così buona con Su, me, scusa. Dai, adesso lascia stare. Sì, a volte sono dura con te, perché mi dà fastidio che ti prendano in giro, Carolina. Non mi piace affatto che quel Martin Arana approfitti della tua semplicità solo perché è bello. Vabbè, lasciamo stare adesso. È tardi, andiamo a dormire, dai. Martin è stato qui. È appena andato via. Cosa? E tu l'hai fatto entrare? Ma non avevo altra scelta, non ho potuto evitarlo. Però gli ho detto tutto quello che si merita, sai? E l'ho mandato via. Sono stata molto chiara. E gli ho detto di non cercarmi più. Hai fatto molto bene. In ogni caso, lui... Io non voglio dirti niente. Sei tu che devi convincerti che... Senti, Sarita, me lo fai un piacere? Non trattarmi come una bambina. Siamo amiche, no? E allora parlami come a un'amica. Se devi dirmi qualche cosa, dimmela avanti. Allora, senti, Cesar, il ragazzo che sta qui accanto, lo conosce bene. E dice che... Cosa? Ha
ha detto che Martin ha una brutta fama, è un donnaiolo, Carolina. Ha l'abitudine di divertirsi con le donne, di usarle. E poi abita con quella donna che abbiamo visto, che dirige una rivista. Lei è una miliardaria. E dicono che se dovesse decidere di sposarsi lo farebbe con lei. Sai come vanno queste cose? Solo una questione di soldi. E il tuo aviatore, eh? Un giorno erediterà una grande fortuna. È un uomo ricco. Un playboy, un Don Giovanni. Gli piace burlarsi delle donne, usarle. È un perfetto seduttore. Non si innamora e tutte le donne si innamorano sempre di lui. Che cosa ne pensi? Di uno così dovevi innamorarti. Non posso rassegnarmi, Linda. Lui è morto senza neanche potermi vedere. Senza nemmeno perdonarmi. Ed era l'uomo che io ho amato di più. Il più importante di tutta la mia vita. Tu sei importante per me. Sera. Sera, sì. Non toccatemi, sto bene. Vado a dormire, vi saluto. Buonanotte. Martin. Ma guarda che bello, tu ti preoccupi e lui si ubriaca così. Fantastico. Ma ascoltami, si era già messo a letto. Si è alzato apposta per andare a bere, non l'aveva mai fatto prima. Non può essere, Linda, non capisco proprio che cosa gli stia succedendo. Ci deve essere per forza qualcosa che non va, Linda. Vuoi che ti sudichi? Vedremo chi l'avrà vinta tra le due, Carolina. Carolina me lo ha detto. Molte grazie, signora Allegria. Anch'io le mando molti baci e la ricordo con tanto piacere, come sempre. Sì. Sì, certo, le ho spedito una cartolina e anche un regalino speciale. Ah, no, per favore. Ah, sì, e quando ha chiamato? Ah, ha chiamato anche me questa mattina presto. Come no, con piacere. A che ora passa da noi? Bene, sì, l'aspetteremo, sì. Grazie. Arrivederci. È molto simpatica, non trovi? Sì, è davvero adorabile. Ma anche noi siamo di buon umore stamattina, no? Beh, per forza, Sarita. Che cosa vuoi farci? Bisogna andare avanti, no? Va bene, d'accordo. Beh, oggi ce ne andiamo al Golden Club e dobbiamo essere molto allegre, dobbiamo cercare di divertirci. Ho voglia di fare una bella corsa. Su, dai, sbrigati. Così saremo in piena forma, no? Ma prima devi dirmi una cosina. Come va con Ce? Con chi? Con Ce, con Cesa. Niente, è un bravo ragazzo, molto serio. Ah, ma allora ti piace. Oh no, e non ci penso nemmeno. Ci sono già troppe lacrime in famiglia, non credi? Non voglio un Martin Arana io nella mia vita. Bene. Sì, signore, molto bene. Adesso il sale.
poi l'olio e le uova. Eccole qua. Due uova. Oh no, signor Martin, vada fuori dalla cucina. Ogni volta che ci mette le mani devo far pulizia per due giorni. Andiamo, andiamo, che cosa sono queste lamentele? Insomma, non lo sai che il malumore fa invecchiare la gente? Oh. Non lo sai? Forza, prendi, aiutami, forza, dai. Dai, forza, sì. Datti da fare. Ma che cosa sta inventando adesso? Tutti sanno che la cucina ha le sue regole. Quando si inventano cose strane, si avvelena la gente. Ma quali invenzioni strane? Non sai che cos'è questo? Questo me lo insegnò una fidanzata del Venezuela. Ah, ecco, mi pareva, c'è sempre di mezzo una donna, lei non cambia mai. Sai come si chiama questo piatto? No, come si chiama? È il perico. Ah, strano nome, no? Chiudi il becco e continua a sbattere. È buonissimo. Mi dica, che cosa ci metto adesso dentro? Ci metto dentro quello che ho preparato prima. La cipolla, poi il peperoncino, il pomodoro. Ecco, il peperoncino così, così, si gira, così. Un po' di qua e un po' di là. Ecco. È venuto il momento delle uova. Ah, no, ho finito, uova. Ma aspetti, la prego, per favore. Non fare tante ma non storie. È possibile lavorare con lei, è sempre la stessa storia. Sentirai che roba. Quando mi sposerò, mia moglie farà un grosso affare. Non dovrà cucinare, sarò io a servirla. Preparerò tutto io, cose buone, cose di gusto. Mia cara, tutti sanno, ed è una grande verità, che gli uomini sono i migliori cuochi del mondo. Ad eccezione di alcune donne meravigliose. Adulatore. E adesso staremo a vedere che cosa salterà fuori fai da la questo fa, fa piatto su. Venezuelano. Vediamo, vediamo, vediamo. Che cosa c'è? Avanti. Concentrare adesso. Ci pensi. Sì, buona. È un momento molto importante questo. Devo capire che cos'è che manca a questo punto. Dov'è il pepe, il pepe, il pepe? Ah, già. No. No, quell'altra. Esatto. Ah, sì, eccolo qui. Adesso trito il pepe, 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 pepe. Non tanto, è solo quanto. Basta, adesso il sale. Lo prendo io. No, 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 non toccare il sale. Porta male. Una sola persona deve toccare il sale. Non venire a fare confusione mentre sto lavorando. È quasi pronto. Va bene. Voilà. Ora? Hai appetito, tanto, eh? Tanto appetito, sì. Proviamolo. Su, dimmi un po'. Andiamo, apri quella bocca. Allora, com'è, Da riccarsi i baffi. Una favola. Ma che cosa stai facendo, amore mio, qui in cucina? Sto preparando un perico, amore. Ti piacerà meno quasi quanto ti piaccio io. Che matto che sei, tesoro. Perché non è venuta a tavola, Luciana? La signorina non si sente troppo bene. Non ha chiuso occhio e non ha neppure preso un caffè. È tornata tardi? È normale. Vuoi che una ragazza della sua età rientri alle 8? Era molto tardi, sì. Ma era andata a studiare con un'amica, almeno così ha detto lei. Dovresti seguirla di più. Non dico che debba stare sempre chiusa in casa, però a volte fa delle cose come l'altra notte. Quando si è esibita al Golden Club? Mi rimproveri sempre perché non seguo Luciana. E tu invece che cosa fai? Dimentichi forse che ormai è una donna. Non è certo con i regali o gli schiaffi che noi potremo aiutarla. Lei ha bisogno di comprensione, di affetto e molto amore. Quell'amore che tu le hai sempre negato. Mi sembra che tu sia ingiusta con Emiliano. Ha ragione a preoccuparsi per lei. È pur sempre suo padre. Non prova nessun sentimento paterno. Luciana si è sempre sentita rifiutata da lui. Ma non permetterò che le rovini la vita. Io voglio darle tutto l'affetto e tutto l'amore che lui non è capace di darle.
ma tu sei sempre così seria, così triste. Che cosa? Voglio dire, te ne stai sempre così per i fatti tuoi, così solitaria. Ah, beh, questo è il mio carattere. E poi ognuno si comporta come meglio crede. No, sì, sì, certo, certo. Però a me sembra che ci sia qualcosa sotto. Tu pensi? Assolutamente sbagliato. Sai, quando uno si sente malinconico, triste, è perché è innamorato. E io credo che tu sia innamorata. Senti, neanche ci conosciamo e già ti prendi di queste confidenze. Va bene, vuoi che mi presenti? Mi presento. Sergio. Molto piacere. Sergio Arana. Arana? Sì, è proprio così. Sono il fratello dell'uomo che non ti ha lasciato un solo istante al Golden Club. È questo il problema? Sei innamorata di Martin? Ciao, credo di avere un impegno. No. No, ma che cosa fa? Ah, no. Non manca. Soltanto un po', per favore. Prego. E allora, nessun commento? Vi piace questo piatto? Oh, sono un buon cuoco, no? Ma è semplicemente sensazionale. Grazie, no? È veramente buono. Ottimo. Conosci la ricetta? No, è Tula che fa la cuoca. Tula. Vorrei che anche mia moglie mi cucinasse qualcosa di simile. Bene, per il tuo compleanno ti faccio un piatto a sorpresa, oh, che te ne pare? Così mi piace, sì. Ora vado a giocare a tennis, però, eh? Come no? Ma dopo. Ma, ciao. Ma perché se ne va? Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ma che succede? Casca forse il mondo se non gioca a tennis? Che cosa? Deve forse partecipare a un torneo? Non crederà di essere la Sabatini? Ah, calmati, papà. Fa molto bene a fare sport. Si mantiene bella, forte, in forma. Come piacciono a me le donne. Piene di vita. Beh, a me invece sembra molto giusto. Beh, senti un po', Martin. Questo piatto, come si chiama? Perico. Perico. È afrodisiaco, vero? Io l'ho sentito dire. No. Afrodisiaco è il cipicipi, bisogna anche darci molto piano. Che cos'è il cipicipi? Vedi, il cipicipi è un mollusco piccolino, carino. Mi interessa, dimmi come si prepara, eh? Il cipicipi? Il cipicipi, sì. Dunque, si può preparare una zuppa. Dai, che tu lo sai bene come si fa. Quando lo fai, mi raccomando, non stai attento. Dovete scusarmi, ma devo ritornare al lavoro, l'ufficio mi aspetta. Va bene. Allora vado. Amore mio, mi vieni a prendere questa sera? D'accordo, più tardi. Perfetto, amore. Arrivederci. Ciao, bellissima. Ciao. Martin, ma cosa stai aspettando? Non la vedi, Lisette? È una donna di lusso, è una squisitezza, ecco. Sì, certo, un perico. Insomma, sono due bravi ragazzi. Sono amici. Amici, Sono inseparabili. Cesare l'altro giorno mi ha detto che lui e Sergio sono avvocati. E sembra che Sergio abbia già uno studio avviatissimo. Insomma, è uno che ha una posizione. Beh, certo, lui è ricco, mentre Cesare è uno qualsiasi, invece. Sai che mi ha detto Sergio stamattina? Che cosa? Che è il fratello di Martin. Che cosa? Sì, proprio così. Fratello, è il suo fratellino. Sergio Arana è il suo nome. È figlio dello stesso padre, ma non della stessa madre. Ah, aspetta un momento, Pronto? Ah, sì, Allegria, come sta? No, noi siamo pronte. Fra quanto? Ah, sì, va bene così, allora. Allora l'aspettiamo. Grazie. A dopo. Stavi dicendo che sono figli dello stesso padre, ma non della stessa madre. Martin Arana è il figlio del primo matrimonio del signor Arana e Sergio del secondo, però ora i suoi sono divorziati, pare. Ah, chiaro. Ecco, da chi ha preso quel gran donaiolo di Martin? Da suo padre. Così. Allora, capito bene, signorina. Lei deve far lavorare il bicipite. Sì. Guardi che non è difficile. Scusa, Miguel. Sì? Mi porti 10 chili? Sì, certo. Che ridere.
Grazie, Miguel. Sì, sì, dottore, ho la lettera in mano. E sembra non abbiano capito, glielo spieghi lei. Senta cosa scrivono. Con sommo disappunto, come già specificato nella nostra delega, eccetera, vi riteniamo inadempienti in relazione al contratto sottoscritto da entrambi e per questo diremo le vie legali. Cosa ne dice, dottore? È chiaro. Io non la sopporto, questa gente che effettivamente ho già pagato. Va bene, perfetto. Glielo spedirò, grazie, dottore. Alfonso. Michelle.